c'è una gradevole sorpresa. Indovinate chi viene a trovare Anna? Ma il grande attore di teatro Maurizio Di Carmine. Come da queste parti? Beh, c'ho un piccolo problemino, quindi vediamo un po' se mi puoi aiutare. Ah, ci proviamo. Guarda, questa te la devo dire. Dimmi. Prima è venuto un mio amico, Manuel. Non so se voi vi siete conosciuti, ma penso che non te lo ricorderai, perché insomma di autografi, di gente che ti chiede gli autografi, sì, ce n'è tanta. Comunque siamo venuti a vedere uno dei tuoi ultimi spettacoli. Sì, al Ghione. Al Ghione, sì, perfetto. Sì. Se non sbaglio, una dozzina di rose scarlatte. Due dozzine di rose scarlatte. Vedi, io con i titoli poi mi rimangono impresse. Ah, perfetto. Quindi siete venuti a vedere lo spettacolo. Parlando con lui, mentre parlavo non mi metto a ridere. Questo avrà detto, dice, ma questa che fa mentre parlo ride? Perché ho ricollegato la sua presenza quella sera che stavamo insieme. E quindi figurati, gli rido così perché quello spettacolo, guarda. Fantastico. Pensa, quello era il cavallo di battaglia di De Sica. Davvero? Sì, sì. Pensa che invece io me lo ricordo con la tua interpretazione, sì, che l'avesse interpretato anche De Sica, proprio non lo sapevo. È uno spettacolo scritto nel 34. Beh, ecco perché non lo sapevo, dai, un po' di anni ce l'ho, però insomma. Ed era il cavallo di battaglia di De Sica, Rissone e Bennati, questa era la compagnia. L'abbiamo rifatto con la regia di Liana Ghione. Successo, guarda, sei stato bravissimo, ma tutti devo dire, però sai, con te che c'è amicizia, è chiaro, quando tu vedi uno spettacolo magari sono tutti bravi, però sei più portato proprio a seguire, no, la persona, per cui credo che sia normale. Senti, Domenico come sta? Bene? Domenico sta bene, grazie, sì. Poi dopo magari, se non vai troppo di fretta, se lui arriva ci prendiamo pure un caffè insieme. Dai. Senti, invece tu stai facendo la casa di Renato? E chi te l'ha detto? Diverse... Sì, ma guarda, sta venendo fuori un capolavoro. Sì, ho visto, stupenda, eh? Mi fa piacere, l'hai già vista, guarda, ma hai visto che è? Bella, ci sono delle soluzioni, delle idee fantastiche. Immagino che tu sarai la sera dell'inaugurazione, certo, lì. Come no, certo. Dai, così ci rivedremo. Va bene. Mi fa veramente piacere. Andiamo. Allora, io ho questo piccolo problema. Che ho tre figli, no? Certo che lo so. Allora, Marcello è il più grande, ha 16 anni, e c'è la sua stanza. Invece le ragazze, Gabriella e Ilaria... Come stanno a proposito? Beh. Le vedrò all'inaugurazione? Sì, ok. E tutte e due stanno in una stanza praticamente che è molto grande. Sono 4 metri e mezzo per 5, molto molto grande. Poi ti ricordi, c'è i soffitti molto alti, 4 metri e 10. Bellissimo. E adesso io stavo pensando, siccome stanno crescendo, stanno sviluppando la personalità, di creare una privacy tra loro. Sì, io pensavo, cioè, mi devi trovare una soluzione per fare cioè, questa enorme stanza, io la vorrei dividere e fare due piccole stanze, cioè dimmi te, consigliami te, perché una magari vuole leggere, quell'altra invece vuole dormire, quella vuole sentire la musica. Ma e quella è anche giusto, insomma, per cui non è, non mi sembra giusto che una debba leggere e costringere l'altra di sera ad avere la luce accesa, quindi chiaramente bisogna dividerlo questo ambiente. Sì, io però la preoccupazione mia è questa, dividendole magari vengono due piccole stanze. Però no, con le misure che mi hai detto, no, assolutamente, perché non immaginare che la divisione debba essere necessariamente divisa al centro. No, possiamo fare delle curve, possiamo fare delle diagonali, cioè ci inventiamo qualcosa che veramente faccia al caso tuo. Diciamo spazio in altezza e in larghezza, per cui abbiamo una dimensione sufficiente per dare uno spazio a tutte e due. Sì, si può sicuramente pedanare, facciamo così, dimmi te, io ti telefono domani, sì. Sento un attimo con Elisa, vedo un attimo che se domani sono libera, se lo sei anche tu, ci prendiamo un appuntamento e la vengo a vedere la stanza, devo vedere come sono messa, vedo un attimo l'agenda e ti chiamo domani mattina o stasera, insomma, ti chiamo e ti faccio sapere, così magari, sai, venendo sul posto mi rendo conto meglio. Ti ho dato le misure così, tanto per farti capire, c'è la possibilità sicuramente di fare una bella divisione. Guarda questo. Chi è questo? Cioè, questo è un ambiente che veramente qui mi scervello,
però la devo, cioè voglio dire, l'ispirazione mi deve anche venire, no? Certo, e certo. Allora... Ma tu devi fare come quando io faccio i personaggi, no? Cioè l'ispirazione prima o poi arriva. E allora sicuramente verrà un capolavoro, sì, di Stanze. Se devo fare come fai tu i tuoi personaggi. Prima o poi arriva, guarda, tranquillamente. Se uno piano piano è una cosa che monta piano piano dentro e poi arriva il personaggio come ti arriva. E quindi tranquillo, perché riusciremo a dividerle, ma non dividerle, cioè nel senso che gli creiamo la privacy ma non le dividiamo completamente. È abbastanza, cioè come dicevo, ci sono due finestre. Perfetto. Però devi architettare un, non vorrei che una stanza dentro l'altra, capito? Ti devi inventare qualche cosa, certo, in modo, cioè, che, cioè, perché altrimenti una delle due viene penalizzata. Cioè se io devo entrare in una stanza e poi nell'altra, quella che sta nell'altra stanza è più tranquilla, cioè non ha il via vai. Ci dobbiamo inventare ecco qualche cosa. Ecco perché ti parlavo di pareti in diagonale o curve. Molto piacere, dai, ci sentiamo. Aspetto, okay. Va bene, aspetto una tua telefonata. Ti ringrazio va della bene. Visita e in bocca al lupo per lo spettacolo. Va bene. E poi, visto che è il tuo compleanno, andiamo a mangiare qualcosa insieme dopo. Volentieri. Okay? Ciao. Ciao.